Mi hai cacciato in questo casino senza dirmi niente, Kid. Mi dici chi diavolo era quel buffone poco fa? Atabai, un assassino. Io meglio. Quindi sei membro di una qualche religione? Siamo assassini e seguiamo un credo, sì. Ma non ci sono né clero né dogmi da seguire. È pura saggezza. Su, racconta. Voglio sentire. Nulla è reale. Tutto è lecito. L'unica certezza del mondo. Tutto è lecito. Mi piace questo motto. Posso pensare come voglio e agire come voglio. Tu ripeti le parole. Le cogli. Non fare l'altezzoso con me, Kid. Ti ho seguito. Ecco fatto. Vabbè, salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Shosha. Riprendiamo con Assassin's Creed 4 Black Flag. Ma va, capitano, ovvio. Sì, tanto ci dobbiamo arrampicare. Riprendiamo dallo stesso punto in cui ci siamo lasciati nell'ultima puntata. Intanto qui chiacchierano sul fatto che ci deve essere un modo. Ma c'è sempre un modo. Sì, tu parli facilmente, ma intanto siamo noi qui a rischiare le chiappe. Comunque ragazzi, abbiamo scoperto il nostro amico ambiguo James Kidd ha un legame, o comunque no, penso che sia proprio dentro la setta degli assassini. Vabbè. Quindi quei templari davano la caccia a voi, vero? Che non sei arrivato tu a no, che cazzo faccio? Vabbè, suicidio in diretta. Quindi quei templari davano la caccia a voi, vero? Che non sei arrivato tu a scombinare tutto, noi li seguivamo. Scappavano come topi. Ma ora la situazione si è ribaltata. Il meccanismo della porta sembra. Cerchiamo un'altra strada. Forza. E vabbè, dai. Oggi li stiamo facendo parlare. James ci sta raccontando un po' di più sul credo. Tanto tuffo, Tania Cagnotto. Sì, in realtà stiamo facendo più parkour sulle rovine Maya, boh, che so, queste Inca, non lo so, boh. Vabbè, tanto c'è sempre una sessione sott'acqua negli ultimi giochi action che ho giocato. Non so perché vogliono far vedere che sono bravi a fare un po' tutto, però vabbè. Hai ancora del fiato? Abbastanza da maledirti, Kid. Sì, effettivamente non è simpaticissimo il nostro James Kidd. O la nostra James Kidd, perché io ancora non l'ho capito. Vabbè ragazzi, dai, oggi è una puntata un po' di chiacchiere. Tra l'altro è il nostro compleanno, fatevi gli auguri, perché oggi è 29 novembre, giorno nascita e compleanno della prima vera serie sul canale di Mike Shosha, quindi la nascita del canale. Abbiamo già festeggiato e spero che abbiate visto. Un vero tesoro. Eh sì. Spero che ciò che ci aspetta alla fine del percorso valga. Questo dipende da te. Ciò che intendo mostrarti ti farà girare la testa. Spero che tu possa reggere alle emozioni. Vedrò di farcela. Vabbè, amore tesoro, salsiccia e pomodoro. Dicevo ragazzi, spero che voi abbiate visto il video, quello, diciamo, ringraziamento, comunque il video per festeggiare il primo anno su YouTube, perché l'ho detto 100.000 volte, ma lo ripeto, anche voi siete una parte, anzi la parte più importante di questo canale, quindi è giusto che vi facciate i complimenti e vi facciate degli auguri. Parlava il tuo mentore. Non somiglia affatto all'uomo che chiamano il saggio, mi spiace. Aspetta, scaldati. C'è l'ultimo enigma. Sì, poi che enigma? Allora, che dobbiamo fare? Le statue sono come quelle di prima. Hanno immagini incise sopra. Sono immagini incise anche a terra, ma di altro genere. Una corrispondenza, forse. Ma qua. Beh, in realtà non è così difficile. Il difficile sta a capire come facciamo a tirar su questi tipo questi idoli. Queste costruzioni. Vediamo. Tanto la buttiamo giù questa. Vabbè, ovviamente, ragazzi, verde sul verde, blu sul blu e rosso sul rosso. Non la vedi? Ah, James, sì, ma te stai zitto, porco due. Gli altri predatori. Quale predatore si abbina ogni preda? Ecco il punto. La cosa bella, ragazzi, che parlano giusto, come di un. Ecco la corrispondenza. Abbinare predatori e prede. Vediamo un po'. Ah, ok, li facciamo salire così. Vabbè, allora è una puttanata proprio. Il bello è che loro ne parlano come l'enigma impossibile.
veramente. Questo mi ricorda una puntata di Adventure Time, molto simile. Vabbè. Comunque dai, mettiamo tutto a posto, risolviamo l'enigma. In realtà, ragazzi, io non so, adesso sapete che io non sono uno di quelli che dice sempre ma che se mi serve una mano sto a fare tutto da solo. Uno di quei nostalgici che dice sempre erano meglio i giochi di una volta. E stai zitto, sto parlando. E quindi non lo farò neanche in questo caso. Però se mi posso lamentare, se posso dire, effettivamente magari gli enigmi di certi giochi del passato, ma senza andare troppo lontano, cioè, per esempio ai tempi di PS1 erano veramente, per esempio mi ricordo un Resident Evil 1, veramente aveva degli enigmi molto sofisticati alcuni, poi altri un po' più grezzi. Però comunque ragazzi, in generale i giochi prima erano un po' più, non difficili, però sicuramente meno guidati di oggi. Cioè ragazzi, questo qua è un enigma, è veramente puerile, puerile. Dall'altro, ragazzi, abbiamo citato, visto che tanto stiamo facendo sta cosa, è un po' noiosa, parliamo, vecchio stile. Abbiamo citato la PS1, oggi tra l'altro 29 novembre, che non è solo il nostro compleanno, ma è anche la nascita, anzi la messa in vendita nel mercato europeo di PS4. Ho fatto un po' un sondaggio, ho scritto sulla pagina Facebook quanti di voi la compreranno, in realtà non moltissimi. Quanti la compreranno al day one, attenzione. In realtà non moltissimi, neanche io la prenderò al day one. Tanto abbiamo fatto fuori la seconda testa, adesso andiamo a fare l'ultima. Il vero problema, ragazzi, è che non ci sono giochi che meritano. C'è solamente Killzone veramente meritevole, tra virgolette. È come, ragazzi, avere, non lo so, una macchina potentissima e non poterla guidare, insomma. Lui, il saggio. Questo affare avrà centinaia di anni. Ben di più. Certo che sia lui? Sì. Lo riconosco dagli occhi. I Templari hanno detto che volevano il saggio. Hanno raccolto il suo sangue in un piccolo cubo di vetro. Come questo? Già. Volevano anche chiedergli dell'osservatorio, ma è scappato. Ah. Abbiamo finito qui. Vabbè, abbiamo finito anche qui. Vabbè, 100% alla grande, vabbè. Niente di che, facciamone un'altra perché questa è stata proprio misera. Poi magari riprendiamo il discorso su PS4 perché... Ma che diavolo ho visto laggiù? Jim! Jimbo. Zitto. La statua nel tempio. Era l'uomo che hai visto all'Havana? Era identica a lui, sì. Sembra che abbiano trovato un nuovo saggio. La corsa all'osservatorio riparte di nuovo. Perché sussurriamo? È solo colpa tua, Capitano Kenway. Le mappe che hai venduto hanno condotto i Templari a noi. E ora gli agenti di due imperi sanno nel dettaglio come operiamo. Ci penso io, mentore. Hanno preso gli uomini di Edward. Mi domando quanto valgano per lui. Prendi questa. Non attirerai l'attenzione e non farai stragi. Cerbottana, ragazzi, è un'arma a distanza silenziosa che può sparare dardi soporiferi e del furore. Vabbè, qua solita roba. Ok. Usa i dardi con questo che arriva. Svelto. Ok, proviamo la nostra cerbottana. Discreto e rapido, visto? Chi sei, Fiona May? Vabbè ragazzi, dai, tuffiamoci all'azione, libera i prigionieri. Scusate. Scusate ragazzi, questo è la vecchiaia. Ok. Dobbiamo utilizzare i dardi soporiferi o del furore per liberare... In realtà ha detto per non fare una strage, ma... Cioè, non credo che si sia preoccupata del fatto che abbiamo assassinato migliaia di persone, affondiamo navi, cioè... Mo, che so tutti sti scrupoli. Comunque... Prima ero in marina, ma me la passo meglio sotto la bandiera. Fallo a me, amico. Ma con chi sta parlando? Salve, capitano. Ciao, bello. Vabbè ragazzi, allora, dobbiamo liberare solamente 14 prigionieri. Gli obiettivi secondari sono quelli di
Tipo mi pare 8. 8 dardi silenziati. Vabbè, ciao. Vabbè, avete capito, insomma, dobbiamo fare quelli del furore. Tanto io direi di sparare un po' di dardi, quelli col silenziatore. Me la sento un po' Solid Snake con la pistola quella col silenziatore, era veramente... Ah, proviamo il dardo del furore, dai. Mi arrapa. Oh, ha fame. Mi arrapa. Oh, ha sbroccato. Tutti contro tutti, Royal Rumble 6-9. No, l'hanno ucciso, vabbè, fa niente. Ci pensiamo noi. Libera gli assassini per avere più dardi, ok. Oh, tu, brutto balordo. Già, mi chiedo se sia pieno d'oro. Giada o Giada? Oh, silenzio. Giada. Lo sarà, vero? Gli spagnoli l'oro lo prendono qui. Stiamo aspetta, ragazzi, sto facendo un po' di confusione perché... Allora, i dardi del furore li abbiamo usati. Andiamo a liberare questi due prima che si risveglino. Uno schiavista ha portato qui questi soldati. Scusate, ragazzi, veramente. La tosse ha colpito anche me. Maledetta tosse. I pro non hanno la tosse. Tu muori. Abbiamo usato la nostra... Perché ce l'hai con noi? Ma che, perché? E questo si è rialzato. Un uomo immortale. Amico mio, potevi rimanere a dormire. Che siano maledetti. Invece adesso il sonno eterno è calato su di te. Beh, ragazzi, mi sto dilettando a utilizzare questa cerbottana. Anzi, faremo così, ragazzi. Ogni volta che spareremo la cerbottana, diremo cerbottana. Ok? Facciamo cerbottana. Bottana. Che cagate, vabbè. Scusate, ragazzi. Allora, tia, un calcio in bocca. Anzi, sulla pancia. Mi ringrazio. Ma non ti permetto. Ma figurati, figurati. Ok, siamo al giro di boa, 7 su 14. Vabbè, riprendiamo un attimo il discorso su PS4. Visto che tanto ormai, ragazzi, è una missione abbastanza semplice. Lì c'è un idolo inca o un maya, boh. Ah, sincronizziamoci, va. Non perché ci serva effettivamente, ma più per svag. Boom, braccio teso. Ma quello è Kid? Non se la cava malissimo, però. Comunque, ragazzi, prima di fare sto video c'avevo tantissime cose da dirvi. Perché anche avendo letto dei commenti vostri, volevo un po' animare una discussione su un fatto che però adesso mi sono dimenticato. Appena mi riviene in mente ve lo farò sapere, magari nelle prossime puntate. Veramente è un peccato perché era una cosa interessante, uno spunto che mi aveva dato uno di voi. Vabbè. E questo perché l'ho detto, ragazzi, la vecchiaia. La vecchiaia soprattutto. Vabbè. Comunque, tra l'altro, ragazzi, state adempiendo al vostro compito. Vi avevo chiesto di tra virgolette compensare le mie lacune all'interno della trama. Tanto quello lì ci ha beccato. No, ancora no. All'interno della trama di Assassin's Creed, infatti, molti di voi mi hanno suggerito che Sean e il Corriere che abbiamo incontrato durante, insomma, i tempi nostri, no? Quando siamo tornati all'Absterco Industry, erano proprio gli stessi aiutanti di Desmond. Quindi ci avevo azzeccato, non che fosse difficile, però ci avevo azzeccato sul fatto che alla fine questo si sta rialzando come uno zombie. No, no, non lo farai. Dicevo che praticamente ci stava usando e noi stavamo aiutando, insomma, dall'interno la setta degli assassini. Vabbè. Poi comunque, ragazzi, continuate a fare sempre così. Se trovate delle incongruenze oppure delle cose che io non dico perché magari non me ne accorgo, e ci può stare, ragazzi, voi nei commenti fatemelo sapere. Anche perché è stato sempre questo il bello. Che disastro. Anche perché, ragazzi, l'ho sempre detto, io non è che sono il più grande fan della serie di Assassin's Creed. Questo 4 mi sta piacendo, anche se, insomma, ai limiti. Ci siamo fatti beccare? Sì. Scappiamo.
Ah, vabbè, niente. Salviamo questi, va. Ha sempre i limiti della vecchia serie, insomma, per esempio i combattimenti e tutto. Però mi sta piacendo le battaglie navali, pure se alla fin fine, ragazzi, sono un po' ripetitive. Sono comunque divertenti. Tra l'altro, no, che vuol dire prigioniero ucciso? Raga, qualcuno sta uccidendo i nostri amici. E tanto devi venire con me, la nave la guido io, quindi è inutile che fai il gaggio. Cavolo, ragazzi, qualcuno ha ucciso i nostri amici e tra l'altro stiamo proprio con le pezze al culo, vediamo. Abbiamo ancora solamente un pirata da salvare e non possiamo permetterci che ci scoprino. Vabbè, insomma, che ci becchino, perché altrimenti manderemo a puttane tutto il nostro lavoro. Non abbiamo dardi soporiferi, quindi giochiamocela così. Il grande amico mio con la baionetta, con l'archibugio. Dai, uccidi il tuo compare. No, ma che cacchio fa? Perché? Cioè, ma no, no, fermo. Ma che fai? Meno male, ragazzi, giusto in tempo, sennò. Quindi facciamo attenzione la prossima volta che utilizziamo il dardo del furore. Vabbè. Chi c'è laggiù? Lo vedi quel vecchiaccio? È uno schiavista olandese, Lawrence Prince. Ora vive come un re in Giamaica. Bracchiamo quel bastardo da anni. Diavolo, c'eravamo quasi. Per Dio, come sicari siete degli incapaci. Tutti pieni di smorfie e lagne. Capitano Kenway, hai delle doti notevoli. Grazie, amico, madre natura. Ma sei volgare e arrogante. E vai in giro in una tenuta della quale non sei degno. Ma tutto è lecito. Non è il vostro motto? Ti assolvo per le tue colpe a L'Avana e altrove. Ma non sei più il benvenuto qui. Scusa, amico. Le cose stanno così. Hai un bel gruppo di amici, sai? Meriti disprezzo, Edward. Ti pavoneggi come uno di noi, disonorando la nostra causa. Ma di che parli? Quale causa? In realtà, noi uccidiamo i Templari e i loro associati. Gente che vuole il controllo dell'intero globo. Tutto questo in nome della pace e dell'ordine. Proprio le ultime parole di Ducasse. Vedi? Tutto riguarda il potere. Dominare interi popoli. Privarci della libertà. È un altro messaggio di qualche tuo amico? Già. Ti faccio vedere. Ah, ok, questi sono i prossimi obiettivi. Ragazzi, oggi non ho la voce, mi dispiace, scusate. Ok, missione completata al 100%, io direi. E dai, è da veri pro. Perfetto. Possiamo anche votare le missioni, ma... So che non sei impressionato dal nostro credo. Credo. Forse la vista del denaro ti avvicinerà al nostro modo di essere. È ovvio. Allora svolgi dei contratti per noi nelle Indie occidentali e ti pagheremo. È molto semplice. Beh sì, il denaro ci interessa. Io direi, ragazzi, che ci possiamo salutare qui. Grazie ancora a tutti, veramente. Grazie ancora per gli auguri, visto che è il nostro compleanno. Fatevi gli auguri. Vediamo un po' dove andrà a parare la storia di Edward Kenway, adesso che siamo entrati in contatto con gli assassini. Un saluto a tutti da Mike Shosh, alla prossima. Ciao, ragazzi. Ciao.